Ciao a tutti, da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo una torta deliziosa, una torta sofficissima. Prepariamo la torta con crema rocher. Ho trovato la ricetta sul blog di cucina, le ricette di Tina. Vi lascio sotto nell'info box il link per leggere anche la sua ricetta. Allora, per questa torta dobbiamo preparare una base tipo pan di Spagna. E per la base avremo bisogno di 260 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, 3 uova, 80 ml di olio di semi, io sto utilizzando l'olio di semi di girasole, 250 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e 130 ml di latte. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per preparare la base. Nel frattempo accendete il forno, forno statico 180 gradi, e infarinate e imburrate uno stampo, possibilmente da 24. Ecco qui il mio stampo. La preparazione della base è molto veloce. Per preparare la base dobbiamo mettere tutti gli ingredienti all'interno della ciotola. Ho messo farina, uova, zucchero, potete anche metterli in un ordine diverso, cacao, lievito, latte e olio. Adesso basta mescolare con uno sbattitore elettrico per 8 minuti. A dopo. Allora, trascorsi 8 minuti, impanate l'impasto è pronto. Vedete, bello liscio e spumoso. E vado a riempire la mia tortiera. Vedete nulla. Allora, poi vado ad infornare forno caldo, già ve l'ho detto, statico 180 gradi per circa 40 minuti, però mi raccomando, verificate la cottura facendo la prova stecchino, perché ogni forno ha i suoi tempi. Ci vediamo dopo. Per la crema rocher abbiamo bisogno di 100 g di wafer alla nocciola, io sto utilizzando questi, wafer con crema alla nocciola, ma potete usare i wafer che preferite, vi consiglio però il gusto alla nocciola. E li ho tritati, quelli qui, per tritarli potete usare un mixer. Poi abbiamo bisogno di 200 ml di panna da cucina, io sto utilizzando questa qui. Vedete, panna da cucina, non è quella da montare zuccherata. Poi 5 cucchiai abbondanti di Nutella e 100 g di granella di nocciole. Se preferite potete anche utilizzare le mandorle, però anche in questo caso vi consiglio le nocciole proprio per ricreare il sapore dei rocher. Ecco la torta appena sfornata, è stata in forno 40 minuti esatti. Adesso la lascio intiepidire un pochino all'interno dello stampo, poi la tiro fuori e poi va fatta raffreddare bene perché va tagliata a metà e va farcita con la crema. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ho messo all'interno di una ciotola 5 cucchiai di Nutella, adesso aggiungo la panna. Mescolo per incorporare la panna alla Nutella. Aggiungo la granella di nocciole, i 100 g di wafer e mescolo bene il tutto. Ho diviso la torta a metà e adesso vado a farcire con la crema. Questa crema è davvero deliziosa. Potete usarla per farcire qualsiasi torta. È proprio buona. Rimarrete veramente sorpresi. E adesso livello la crema e poi chiudo. Ecco qui, ho livellato la crema e adesso metto il suo coperchietto.
Io qui andrò semplicemente a spolverizzare con lo zucchero a velo, però voi se credete potete anche preparare una glassa al cioccolato. Fate sciogliere 200 g di cioccolato fondente insieme a 200 ml di panna, questa volta la panna da montare, poi la lasciate cadere sulla torta. Io, come vi ho detto, vado ad utilizzare solo lo zucchero a velo. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Vedete, qui a me la torta mi si è un po' spaccata. Io non ripeto il video, lo carico così com'è, perché mi sembra di dare un aspetto reale ai miei video. D'altronde io non sono una pasticcera, sono una casalinga, la passione per la cucina. È lo stesso Chiara. Quindi a me piace mostrarvi quello che realmente succede nella mia cucina. A voi vi è mai capitato che una torta vi si è così rotta in cottura? Quindi io preferisco mostrarlo. Per me non avrebbe senso fare video precisi, perfetti, perché poi non mi sembrano reali. Anche qui dietro, vedete, ci sono delle briciole. Io lascio l'immagine così com'è, perché questo è quello che accade nelle cucine. Io prima di fare questo pezzettino potrei anche pulire, mostrarvi la cucina splendente, però per scelta personale non lo faccio perché comunque nella cucina si crea un po' di disordine. Non so se questo ragionamento è giusto, fatemi sapere voi come preferite, se preferite appunto continuare a vedere la realtà, quindi quando esce la torta anche un po' ammaccata. Se dietro si vedono delle briciole, oppure se preferite vedere la perfezione, tutto pulito, fatemi sapere voi, insomma, perché io ci tengo molto al vostro parere e voglio migliorare quando registro i video. Quindi fatemi sapere se preferite di più questo aspetto reale. Quindi che vi mostro ciò che realmente succede nella mia cucina o se devo sistemare di più l'ambiente prima di mandare in onda il video. Mi raccomando, fatemi sapere perché ci tengo veramente al vostro parere. Ecco qui, la torta è pronta. L'unico inconveniente di questa torta è che prima di poterla servire deve riposare in frigo per almeno 4 ore. Questo è l'unico inconveniente, altrimenti come avete visto la preparazione è semplicissima. Quindi lasciatela riposare in frigo per circa 4 ore, poi potete tagliarla a fettine. Eccola qui la nostra fettina di torta. Peccato che è buio. Tutto il cioccolato non riuscite a vedere bene, aspettate, adesso è vicino, ecco, forse così si vede meglio. Una bella fetta, una golosità unica. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, mi raccomando, fatemi sapere. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciateci un pollice in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. E adesso passiamo ai saluti finali. Saluto Letizia Pafumi che mi ha scritto sul video dell'involtino al prosciutto e mi dice: Ciao Pat, stasera ho fatto questi involtini e sono venuti morbidi e buonissimi. Le mie bimbe hanno gradito tanto, grazie per le vostre ricette. Grazie a te che ci segui sempre. Un caro saluto a te e alle tue bimbe. E poi salutiamo, vediamo tra gli ultimi commenti arrivati. Salutiamo Liala Donzelli che mi ha scritto sul video di 30 pasti di pesce economici e veloci e mi scrive: Grazie Carla, hai sempre delle belle idee. Grazie mille a te, sei tanto gentile. Un bacione. Io vi saluto a tutti, mando un forte abbraccio e ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao!